Torniamo qui su F1 Manager 23 con la nostra Ferrari. Oggi c'è in programma il Gran Premio d'Austria, il Red Bull Ring, quindi la Red Bull gioca in casa. E il nostro importante risultato sarà arrivare a fine gara con la benzina. No, vabbè, a parte gli scherzi, cioè lo scorso episodio è stato veramente tragicomico. Oggi abbiamo un weekend sprint e devo dire che non mi fa tanto impazzire, perché bisogna trovare subito la configurazione adatta nelle prime prove libere e onestamente non è semplice, assolutamente no, perché devi essere veramente bravo a trovarla subito e però è un po' un casino. Allora, vediamo un po'. I componenti auto, come si è messi innanzitutto, perché vorrei capire un po' da cosa lo capisco, come si è messi, non si capisce, benissimo, piano di run, ci facciamo qualche giretto in più, tipo 30 giri, perché vorrei capire il più possibile questo assetto. E simula questa sessione intanto e vediamo un po' cosa possiamo migliorare. Primo Leclerc con la gomma hard e quarto Sainz. Beh, devo dire che si fa parecchio interessante. A sorpresa, le Red Bull stanno settima e nona. Molto particolare questa cosa. Tra l'altro, soddisfazione d'assetto molto basso. Molto basso. E si può cambiare l'assetto? Perché sennò è un casino, ragazzi. L'assetto. Ok, possiamo cambiarlo. Sterzata e rettilini, direi che rettilinei. Oh, cosa sto dicendo? Vabbè, avete capito. Grande. Scusate, ma oggi ho anche mal di gola, quindi sono un po' così. Sovrasterzo da cambiare. Ho capito, però. La fai semplice te. La fai semplice. Mica far così. Perché cambiare questo? È un casino. È veramente un casino, ragazzi. Allora, questo va bene così. Questo va bene così. Ok, potremmo esserci. Una roba del genere. Magari così. Ora tocca farlo con Sainz, che si trova male nella sterzata, più che altro. Fare così.
Proviamo in questo modo. Allora, qualifiche. Ovviamente queste andiamo a gestire noi, perché ci mancherebbe altro. Entriamo subito, ci facciamo un bel giretto e vediamo un attimo come va. Com'è il ritmo, com'è la configurazione. Cosa fa Sainz? Che è successo? Vediamo che è successo? Traiettoria larga, vabbè. Okay, questa è la quarta curva. Non è che c'è tanto da disperarsi, sì, oddio. Bisogna vedere un più momento... che altro se non si sia rovinato qualcosa. Forse è la cosa più importante, questa, alla fine dei conti. Parte Leclerc per il giro. Non trova traffico. Sainz fa 1.430. È un po' staccato Sainz. Mentre Leclerc ha segnato veramente un gran bel giro, a parte Verstappen che l'ha superato, ma è prevista pioggia. È prevista pioggia, io entrerei un'ultima volta. Giusto per, ma... Anzi, in realtà Leclerc può anche non rientrare. Sainz invece... Ecco, con Sainz rientrerei onestamente, con Leclerc no. Con Leclerc lascerei veramente stare perché non c'ha... Ecco, però trovo un sacco di traffico. No, un po' si è migliorato. Secondo me un pochino si è migliorato, quindi dovremmo essere al sicuro. Dovremmo essere veramente tranquilli anche in caso di pioggia, che sicuramente arriverà. E bagnato, vabbè dai, non è un problema, non è un problema, dai. Siamo passati tranquillamente proprio. Ma con sta pioggia siamo in una botte di ferro, nessuno può fare il giro. Vabbè che anche se avessero potuto fare il giro, direi che eravamo messi abbastanza bene di base noi. Vi devo dire che non era neanche malaccio da... come dire, la situa non era malaccio, ha fatto comunque dei buoni giri, cioè ce l'eravamo giocata molto bene a mio parere. Allora, vabbè, secondo e quinto, va bene, non posso lamentarmi chiaramente, anche se la Red Bull ha trovato l'assetto, a quanto pare sì, rispetto alle prove libere. Ok, ammazza Leclerc, assetto auto 96%, Sainz 89%. Siamo stati fortunati ragazzi, a trovare subito l'assetto giusto, e che è tanta tanta roba. Allora, potrebbe piovere a breve, quindi io andrei subito dentro per sicurezza. Non facciamoci fregare, che non si sa mai. Già una volta è successo, non è stata una bellissima cosa. Sainz dovrebbe avere la scia di Leclerc, e infatti Sainz fa un giro migliore di Leclerc, a mani basse proprio. Aia, Leclerc sta rischiando, l'unica fortuna è che arrivi la pioggia. Sainz è tranquillo, ma Leclerc no. Leclerc no, ragazzi. Dite che piove? Potrebbe piovere. Se dovesse piovere, ragazzi, vabbè, io rientro con Leclerc. Eh no, inizia a piovere. Rientra subito. Non ha senso neanche star lì. Ci ho provato a battere il tempo, ma niente da fare. Riconfiguriamo. Tanto la gomma non l'ha praticamente usata. In questo modo dovremmo essere tranquilli, perché tanto alla fine, se è bagnato così tanto, non dovrebbe... No, di base è praticamente impossibile. Quindi, anche se ha fatto un giro un po' alto rispetto ai suoi standard, devo dire che siamo stati, a mio parere, abbastanza fortunati in questo caso. Ok, in questo caso sì. In questo caso, per una volta, un po' di fortuna non guasta. Ok, dai, andiamo avanti. Mo c'è il Q3, terzo e nono. Ecco, non è proprio il massimo. Non è il massimo, assolutamente no.
e adesso c'è il Q3. Ragazzi, usciamo insieme e proviamo a fare un bel... No, pioggia finita. Non c'era prima la pioggia, c'era il sole. Quindi non ha senso quello che mi hai appena detto. Leclerc davanti a Sainz, eppur Sainz aveva la scia. Cioè, aveva anche la scia Sainz, eh. Ma l'orso subito strappa un gran tempo. Currently P6. È iniziata a piovere. È riniziata a piovere. E siamo con... Il problema è che siamo con Sainz al sesto posto. E non è proprio il massimo, eh. No, ragazzi. Ha ricominciato a piovere. Una cosa che non sopporto di questo gioco è veramente la variabilità della pioggia. Alle volte piove con troppa variabilità. Da un secondo all'altro piove troppo velocemente. Cioè, dopo 2 secondi è asciutto. Cioè, com'è possibile? Scusatemi, eh. Vabbè, niente, le qualifiche, abbiamo avuto quel tentativo, non è andato benissimo, terzo e sesto, dietro ai due Aston Martin, perché poi Leclerc è dietro ad Alonso e Sainz è dietro a Stroll, quindi non va tanto bene la questione. Ora avremo sia... no, prima avevamo le prove libere 2, che onestamente non possiamo cambiare tanto e lasciare così com'è il mondo. E andrei a simularle. E poi avremo la sprint, secondo e terzo. Quindi il ritmo sembra essere buono in vista della gara, con un Leclerc a 0-3, proprio lì vicino vicino, pronto a insidiare un Max Verstappen in clima, insomma, in clima. La fiducia è buona, molto buona. Cerchiamo di non fare cazzate. Ok. E questa forse è la cosa più importante. Perché dovremmo fare una bella sprint e una bella gara. Allora, strategia. Con la soft ci arrivi alla fine. Con la media puoi spingere un po' di più perché ci arrivi molto bene alla fine. Però andrei per la soft, ragazzi. La soft da più... Forse da più velocità nei primi giri. Dipende da quanto ci mette a calare. Però secondo me la soft è la cosa migliore al momento. È la cosa migliore. Poi magari mi sbaglio, però. Tutto è pronto per... A parte che partiamo tranquilli, leggeri. E vediamo come va innanzitutto. I primi giri. E sappiamo essere sempre un po' delicati per la Ferrari. I primi giri sono sempre più complessi. Oh, Leclerc subito lì, però. Non riesce a insidiare perché c'è un Verstappen che non è partito benissimo davanti, di conseguenza l'ha un po' bloccato. Sainz addirittura è stato passato da Russell così a vuoto. Purtroppo lo sappiamo, noi nei primi giri abbiamo sempre un po' di difficoltà. Infatti vedi che Sainz perde un'altra posizione, seppure alla soft contro la media, e che è veramente inspiegabile. Lo so, Sainz, però io non so che dirti. Cioè, alla fine è colpa tua. Non è che io la macchina te la do, le gomme te le do. Se poi dopo te ti fai passare come... Guarda, pure Gasly è lì. Mi sa che Sainz si fa passare da Gasly, eh. Ho questo vago sentore. Sainz non è per niente in palla, mentre Leclerc sta provando a resistere sia a Stroll che a Perez. Ma sappiamo che qui nel rettilineo, ehi, la vedo molto dura. DRS is enabled. C'è già il DRS. Racing currently P8. Racing Ocon in front. Oh, l'ass. In questo gioco l'ass è stranamente forte. No, Leclerc perché si è fatto passare? Ah, perché non aveva il DRS Leclerc, ecco perché. Però ora ce l'avrà il DRS. Sì, però ammazza che... Che scatto che gli ha fatto Stroll davanti alla faccia. È dura, è dura. È molto dura. È molto dura. Se Stroll è più in palla. Mentre Sainz pian piano si sta riprendendo. Andiamo un po' avanti, dai.
Vediamo un po' che succede andando un po' avanti, anche perché sennò dobbiamo far sì la gara che la sprint, diventa un po' tanto lungo l'episodio e non voglio ammorbarvi. Ho visto un Leclerc selvatico intanto passare Stroll, ma però non me l'hanno fatta vedere. Vabbè, adesso Stroll lo ripassa, forse. Però Leclerc dovrebbe avere DRS ora. Ha fatto la furbata Leclerc. Hai capito Leclerc? Sainz su Russell, attenzione a Sainz su Russell, attenzione che potrebbe arrivare il settimo posto. Sainz, non fare cose avventate, però falle bene per favore. Bravo Sainz, ha fatto un buon sorpasso. Qua davanti c'è Ocon, tanto Leclerc è tipo dietro di 3 secondi ad Alonso. Quanto cavolo va veloce Alonso? Sesto Sainz, sì, ma fammelo vedere. Ma perché non me lo fa vedere? Scusate, me l'ha sempre fatto vedere i sorpassi. Oggi no. Aia Leclerc con Perez. Perez è forte. Quell'Alonso lì però, porca miseria. Continua like this. Alonso è veramente forte. Dura con le Red Bull. È veramente dura competere. Ci si prova, ma diventa difficile. Sainz però di control, Sainz è di control, mentre Leclerc sta facendo forse un pelo più di fatica in questo momento, leggermente. Leclerc prova a tenere il passo di Perez, ma è tosta. E prova a tenere un secondo su Stroll, così che Sainz col DRS riesca magari a superarlo. E sarebbe intelligente come cosa. Peccato che Alonso è secondo e non ci piace. In vista della classifica costruttori, assolutamente no. Sainz su Stroll. Comunque possiamo dire con assoluta certezza che la differenza la sta facendo Alonso sta facendo una differenza incredibile, ma c'era da aspettarselo. Poi Leclerc però è lì, Leclerc però è una ripartenza un po' bassa. E mo Sainz però lo Stroll dietro col DRS. Leclerc però non molla il buon Perez, non lo molla, sta lì, lo fissa, lo guarda, lo si ispira alle traiettorie. Tanto Alonso. Però. Che cavolo succede, Leclerc? Leclerc. Stavo guardando che Alonso e Verstappen stanno effettivamente perdendo tempo in quella sfida lì, Perché Leclerc. Mamma mia, no, vabbè, bellissimo. Non avevo mai sentito questa cosa. Stavo a dire perché Leclerc sta prendendo Alonso e Verstappen pian piano, e Sainz sta arrivando pian piano, molto piano, ma sta arrivando su Perez. Quindi non è ancora finita la gara. Non è assolutamente ancora finita. Mancano ancora 15 giri. Però le gomme faranno fatica a arrivare alla fine, E Perez col DRS. Comunque la Red Bull è una roba veramente incredibile. Guarda lì come va. Sembra veramente un caccia. È una roba. Non farlo passare mai. Però avrà ancora il DRS. Però attenzione, Leclerc è vicinissimo, Se riuscisse a prendere quel DRS, porca miseria, sarebbe il top. Guarda di Perez, però. Sainz invece ora sta perdendo. Ora Sainz sta perdendo. E sta mantenendo anche meno la gomma rispetto a Leclerc. Leclerc è un secondo e due da Alonso. Potrebbe essere clamoroso. Già vincere una sprint non sarebbe male, Non mi farebbe schifo. Sarebbe già un passo in avanti. Mo però Perez lo riprende.
Se riuscisse ad avere il DRS. Se riuscisse ad avere il DRS, Leclerc. È vicinissimo. È vicinissimo al DRS. Tanto Alonso supera Verstappen. Perez. Chiudilo, chiudilo, chiudilo. Perez. Ho visto la macchina di Perez dentro. Dentro a Leclerc. La roba. Una roba veramente da infarto. Leclerc, un secondo e 0,15. Mamma mia. È sotto al secondo. È sotto al secondo Leclerc. E mo' avrà DRS. E mo' avrà DRS, ragazzi. E sarà molto importante il DRS ora. Molto importante. Cosa da non sottovalutare, che Leclerc sta recuperando col loro cambio DRS. Attenzione, Leclerc che lotta per la sprint. È qualcosa di assurdo. Non lo sarei mai aspettato. È sempre più vicino. Alonso fa un po' di onde. Alonso fa un po' di onde, ma Leclerc è lì, Zitto, zitto. Potrebbe approfittare di questa sfida tra Alonso e Verstappen. Tanto Sainz, anche Sainz è lì. Che sia la sfida tra 5. Alonso ha perso tantissimo. Ma tanto proprio, Ha spinto molto la gomma, forse. Ha spinto molto la gomma. Lui normale. Ovviamente la soft fa prima a calare. La stiamo gestendo bene, devo dire. Pacati, con calma. E mo' Verstappen mi sa che prende un po' l'allungo. Non lo so. Che Alonso ha DRS. È quello il problema. Superare Alonso sarebbe importantissimo per il campionato, perché Sainz è davanti a Stroll. Sarebbe molto importante, Leclerc. Sarebbe molto importante. Siamo tutti lì, Siamo tutti lì. Questa sprint, ragazzi, è meravigliosa. Alonso su Verstappen. Fate un bel incidente. No, non vi va. Non vi va, purtroppo. Vabbè. Mannaggia. Un bel incidentino per sbaglio, così. Leclerc in realtà sembra quello che guida meglio di tutti, Sainz un secondo e 6, sempre lì. Fa anche delle belle curve. Forse la Ferrari è un po' scarsa in ripartenza, in accelerazione. Un po' sul lungo e forte, ma sul subito è un po' scarsina. Attenzione ad Alonso, Che vuole questa sprint a tutti i costi. Ma con Verstappen non è facile. Attenzione a Leclerc. È lì, Ammazza, che gara. Pure Perez si fa sotto. Pure Perez. Leclerc spettatore. Nel frattempo, in attesa di sorprenderli entrambi, se si potesse. Mamma mia, duello a tre meraviglioso. Ha preso un po' male qui Alonso, infatti aveva perso qualcosa. Ti prego. Leclerc, ti prego, ti scongiuro. No. La Red Bull è di una velocità veramente assurda, Sainz continua a recuperare un po', Però. Alla ripartenza, che è un po' lenta la Ferrari, un po' la ripartenza. E sta sempre lì in agguato. Ma non credo che sia facile.
Andiamo un po' avanti, eh. Perché è sempre lì. Però abbiamo una mossa segreta noi volendo, eh. Il carburante, siamo in positivo e potremmo usarne un po' di più negli ultimi giri senza strafare e fare come l'altra volta magari, se no diventa imbarazzante la situa. Carburante spingiamo al massimo, andiamo, proviamo, vediamo se conta qualcosa. No, eh. Equilibrato. And we need some lift off. Ah, le gomme, le gomme, le gomme. Problemi alle gomme. Vabbè, ultimo giro, dai. And last lap. Ultimo giro, le gomme ce la faranno. Ti prego. Oh, comunque io le gomme ho preso dalla strategia, eh. Non è che me ne sono inventate, nel senso. Mazza Perez, che entrata. Oh! Ma matto! Abbiamo le gomme un po' finite. Porca miseria. Continua a spingere, buonanotte. Diciamo che forse le medie erano la scelta più oculata. Ma Verstappen ha le soft, no? Non dico le medie, infatti. Gli unici con le soft. Però un quarto e un quinto non è il massimo, perché cioè Sainz ormai è tipo staccatissimo. Però non è male, perché in realtà ce la siamo giocata fino alla fine. Cioè, in realtà questa Ferrari come ritmo gara ci siamo per la gara di domani. Secondo me ci siamo tranquillamente per il podio sicuramente. Poi qualcosa di più chissà, chissà. Va bene, quarto e quinto, ha vinto Verstappen, già lo so, non c'è bisogno neanche di vederlo. Non c'è neanche bisogno di vederlo, che tanto Verstappen ormai è una garanzia che vince le gare o le sprint, quello che siano. Provate a chiedergli chi è andato a punti nella sprint di oggi e risponderà: io, Leclerc. Un quarto posto che è frutto di una squadra solida. Ma quel secondo posto di Alonso mi dà fastidio, mi dà veramente fastidio. Abbiamo pagato tutto all'ultimo giro, quando le gomme erano veramente finite, arrivate al limite. Purtroppo ci si è provato. Continua a crescere la tensione, dai. Qui in pista. Poi in realtà fino alla fine ce la siamo giocata, perché siamo al giorno di gara. Ce la siamo giocata tranquillamente fino alla fine noi. Nuvoloso. Io ho già paura di quello che potrebbe succedere. Soft, medie, soft. Potrebbe essere un'ottima strategia in caso anche di pioggia. Sì. Sì, mi piace. A meno che non si voglia fare soft hard, però. No, l'ultimo stint lo voglio far veloce. Si parte dal quarto e quinto posto, ragazzuoli. Andiamo, andiamo. Avvia la gara. Avvia la gara. Allora, poi saranno 71 giri sulle... con molta calma. I piloti sono pronti, i tifosi scalpitano. È il qua oggi bisogna fare i più punti possibili. Più punti possibili. Dopo l'ultima uscita disastrosa, sarebbe il top. Intanto Leclerc prova all'interno su Perez. Anzi, Sainz è molto ben partito, devo dire. Buona partenza di Sainz, però c'è dietro uno Stroll selvatico che vuole attaccare. Sainz, attenzione, no, non fate cavolate, eh. Sainz sembra averne un po' di più. Attenzione a Sainz, potrebbe essere la sorpresa di oggi. Potrebbe, l'ha preso. Stroll l'ha preso. O sbaglio? L'importante è che non si sia rotta la macchina di Leclerc. Poi sono a posto io, però. Porca miseria. E dai. Però Sainz è già tipo indietrissimo. Un secondo e due. Stroll è lì. Stroll purtroppo è lì.
Però va sul rettilineo da Aston Martin, mannaggia, oh. Però anche la Ferrari. Bandiera gialla? So there was a crash. Calma! Ragazzi, Alonso si è schiantato. Calma, non so come ha fatto. Ma noi va benissimo così. A noi va stra bene, per carità, eh. Ora c'è la bandiera gialla. Che è successo? Scusatemi. Da solo ha fatto, tutto da solo, eh. Ha perso la macchina proprio. Safety car, ok, ritmo conservativo. Spingiamo dopo. Ritmo conservativo, con calma, non c'è problema. Virtual safety car. Benissimo, ragazzi, benissimo. Molto bene, molto bene. Spariamo un po' di gomma, allunghiamo lo stint. Ok, sta rientrando. Facciamo standard e facciamo standard. And now. Copy. So increase pushing. Ok, si riparte con la virtual. Si riparte con la virtual. Alonso fuori, mi piace perché mi dà possibilità. Intanto Leclerc ha passato Sainz. Ci dà possibilità di prendere molti punti su Aston Martin oggi. Perez giro veloce. Stanno contendendo Perez, Verstappen, anche Sainz e Leclerc. La cosa mi dà un po' fastidio perché vorrei che non si dessero troppo fastidio, onestamente. Perché sappiamo come va a finire queste cose e non è proprio il massimo. Quindi Sainz e Leclerc sono veramente in palla, tutte e due in realtà. Se la stanno giocando molto bene, secondo me. Cioè, il podio è veramente tra loro due. Forse Stroll, ma non lo so. È che Stroll è lì che si sta godendo la festa, cioè la battaglia. E il problema è che potrebbe intervenire da un momento all'altro. Leclerc è a 6 secondi da Verstappen. Però abbiamo visto che la Ferrari nel secondo stint di gara è parecchio interessante. Bandiera gialla per cosa, ragazzi? Zu bloccaggio. Vabbè, Zu non è che ora ci interessi. 19esimo. La bloccata. Brutto colpo. È uscito. Una battaglia tra Sainz e Leclerc. Incredibile, ma vero. Cioè, la roba. Cioè, piuttosto che aiutarsi da riprendere Verstappen, si fa le botte vicenda. Allora, io mi fermerei. 44% delle gomme forse iniziano un po' a subire. Sainz, perché devi fare queste cose? Stai calmo. Diciamo che arriviamo al 37-38%. Allora, ok. Allora, intanto Leclerc rientra questo giro. Medie. Mentre Sainz entra quello dopo. Per forza. Non c'è altra cosa da fare. Sainz rientra ora. Sono dopo insieme per non troppo tempo. 2-6 la sosta. 2-6. Magnus è un problema ai box. 2-6 è una buona sosta in realtà, Non è male. Sono in difficoltà. Non sta andando tutto. Che è successo? Liscio. Il carrello? Non lo sapremo mai. Stavo dicendo, comunque, terzo top 10 pit stop. Ho già fatto, no? Ora rientra Sainz e finisce dietro a Leclerc. Il che mi va benissimo perché stava dando fastidio a Leclerc. Ciao, odio dietro, neanche tanto in realtà. Neanche tanto. Adesso vediamo se... Con questo cambio di gomme prima riusciamo a prendere un po' di posizione. Stroll è sempre lì. Ah, sono fredde le gomme? Sainz sorpasso a Stroll. Stiamo seguendo Carlos Sainz. Quindi Stroll si deve ancora fermare? No, scusatemi.
un secondo, sarebbe clamoroso. Stroll? No, le appena cambiate. Si deve fermare ancora Hamilton, che finirà dietro sicuramente. Verstappen si è fermato, anche Perez, Gasly e Ocon mancano. Abbiamo un sacco di benzina, ma lo usiamo per la fine, ragazzi. Lo stint con le gomme rosse ha più senso. Hamilton nei box, ok. Sainz, Leclerc intanto continuano a darsi la battaglia. Perché dovete fare queste cose? A Leclerc, a Sainz, ma... mi pare il momento? Stroll a 2 secondi è perfetto comunque. Mi piace, mi piace. Terza 9, un po' meno, però vabbè. Sainz... io ve lo dico, ragazzi, secondo me questi si schiantano. Io ve lo dico, Io ve lo dico. Hanno troppa battaglia, dai. Tanto Gasly qua si deve ancora fermare, ma sono pazzi? Sono folli, ma sono folli Ocon e Gasly. Cosa stanno facendo? Mamma mia, Leclerc, come l'ha passato Sainz. Vabbè, oh, ai box, ce l'hanno fatta a capire che forse era ora, di andarci ai box. Sai com'è? Sai com'è? Allora. Oh, le carica un secondo, va bene, era ora. No, no, che Stroll, oh. No, c'è qualcosa che non mi quadra, ragazzi. Leclerc con DRS... che va più lento di Stroll senza DRS? Non ha senso, raga. Onestamente non c'ha senso questa cosa. Ok, Stroll ha messo in NOS. Che è successo a Leclerc? Scusate. Ha qualche problema? No. Ma va lentissimo. Intanto Sainz è terzo, ma con un Stroll così mi sto iniziando a preoccupare. Leggermente, leggermente. Leclerc sta facendo un po' di fatica, onestamente, ora, Con le gomme gialle non si trova forse benissimo Leclerc. Forse sono le gomme gialle il problema. No, Stroll battaglia con Sainz, ma... è dura, Però Leclerc sta tornando sotto pian piano, e che è ottimo, e che è ottimo. Ci fa ben sperare. Purtroppo le Red Bull, ragazzi, sono imprendibili, Perez alle hard, all'altro. Leclerc sorpassa Stroll. Oh, finalmente una bella notizia. Cavolo. Bravissimo. Noi abbiamo anche tanto carburante da consumare. Quindi la macchina magari più pesante rispetto alle altre. Questa potrebbe essere una cosa sensata, in effetti. Una cosa che vogliamo usare a fine gara. Quando bisognerà spingere un po' di più con le soft, io avrò più carburante da poter spingere, insomma, la macchina. Tanto, vabbè, le Red Bull stanno dominando. Ma di brutto proprio, Ma di brutto. Stroll supera Leclerc. Medaglie. Bene, stiamo affrontando la curva. Ah, qui. Ok, vabbè, qui è classico per un sorpasso, Purtroppo qui col DRS non ci puoi far nulla. Io mi fermerei. Allora, le soft quanto durano? Fermiamoci ora. E Sainz a questo giro. Non è soft? Beh, scusatemi, mi avete fatto fare... mi avete fatto fare sta cosa della... poi non c'ho le soft? Che senso ha? Altre medie. Spingiamo tantissimo fino alla fine. Ah, non posso fare altre. Come 4.8? Perché 4.8? Prendere i box di Leclerc? No, vabbè, non ci credo. Ma siamo alla follia. Siamo alla follia come sempre. E qui vediamo il problema.
Ma dai, però, porca miseria, oh. Quando conta, sta sempre gli ultimi a fare le cose fatte bene. Carburante al massimo. Ok. Pure Sainz problemi ai box. Ma c'è la pistola rotta? Ma dai, ma basta. Ma cos'è sto accanimento? Okay, Sainz fa sosta ai box. E mo Stroll è davanti, è quello il problema. Ed è stato proprio in quel momento. Mo stavolta è carrello. Vabbè, non c'ho parole. Senti Sainz, fai qualcosa al carburante, spingi queste gomme fino alla fine. Non mi interessa, tanto ormai le gomme ci arrivano tranquillamente alla fine. Giro veloce di Leclerc, anche di Sainz. Calma. Sorpasso di Sainz a Ocon, ok, molto bene. Ora diamo un'occhiata alla curva 3. E ora la Ferrari sta spingendo, le gomme nuove. Leclerc sta arrivando su qui, su Ocon, eh. Secondo me è già arrivato. E Stroll è dietro, clamorosamente. Ha fatto anche lui un errore ai box, allora. Per forza. Riuscirà a passare? Ma come è possibile? Era lì, di fianco a Sainz. E Stroll è là dietro. No, stai qui. Giro voce di Stroll, no. Giro voce di Stroll, no. Fa aggressivo. Ah, Leclerc, dai, è su. Strada le gomme soft, anche lui. Nessuno deve fermarsi. No, Leclerc, resisti. Sainz recupera un po' su Perez, però. Leclerc, resisti. C'è la battaglia tra Leclerc e Stroll incredibile. Bandiera gialla. Che è successo? De Vries, bloccaggio. Non è il momento per vedere De Vries adesso. Non è il momento. Leclerc resiste. Vabbè, col DRS va più dentro Stroll a volte. Oppure l'incontrario. Alright, let's concentrate. Dai. Vai Leclerc, bravissimo Leclerc, l'hai passato bene. Stai lì, mi raccomando, stai lì davanti. Prendi un po' di margine Leclerc. Allora, calma, carburante, equilibrato. And we need to increase lift and coast. Sainz equilibrato. Calma. Stroll a 3 secondi. Ha spinto troppo Stroll e ha rovinato qualcosa. Le gomme o la benzina. E infatti le gomme soft 37%. Giro finale. Con Sainz terzo. Sainz ha dato una bella prestazione oggi. Perché ha dato 5 secondi al compagno Leclerc. Con le gomme gialle. Quindi si è ricostruito la gara, perché le soft sono più veloci subito. Quindi devo dire che ha fatto una gran gara Sainz, una gran gara a mio parere. Complimenti a Sainz, anche a Leclerc, perché comunque è riuscito a stare davanti a Stroll tranquillamente. Quindi ragazzi, ottima gara. Max Verstappen taglia. Sono solo le Red Bull sono davanti a noi, che ci sta. Non è, quest'anno voglio puntare al secondo posto, quindi ci può stare ragazzi, dai. Ottima gara, fortuna che non ha piovuto, fortuna. Alla fine hanno chiuso. Ok ragazzi, un altro podio per la Ferrari con Carlos Sainz questa volta, quarto Leclerc, quinto Stroll e fuori Alonso. Quindi classifica piloti, Sainz prende 2 posizioni, arriva sesto, e quinto Leclerc. Bene, costruttori, la Ferrari torna un pochino più su, guadagna 15 punti, ne guadagna 33 sulla Mercedes, che non è male. La Haas sorprendente a 56, comunque, molto sorprendente. Pit stop, ovviamente noi non ci siamo, ma siamo ultimi in classifica, è sempre bella questa cosa, fa riflettere.
E... va bene. Hanno preso dei soldini, che sicuramente fan comodo, oserei dire. Beh, è stato un bel weekend, no? Devo dire che... allora, pance laterali non approvata, non superata dell'auto 2. Installa il ricambio. Installa il ricambio e va bene così. Costruzione rinviata, perché? Accetta sto ritardo, dai, accettiamolo, va. Ok, sviluppo pilota 90. Leclerc 88 sorpasso. Sainz adattabilità 81. Purcher già 70 fluidità. Difesa 69. Allora, prestazioni auto 1. Ok. Velocità massima quinti. Accelerazione quinti. Alta velocità tredicesimi. Alta nella sterzata. Nella sterzata, ragazzi. Anche il raffreddamento motore. Bisogna un attimo guardarci, raga. Sennò qua... assemblaggio auto. Allora, diciamo che... riduciamo un po' l'affaticamento, ragazzi, perché sono distrutti questi qui. Sono veramente distrutti. Cosa possiamo fare al momento? Cosa possiamo fare? Si va intanto in Gran Bretagna, Silverstone, che... insomma... gran bella pista. Ma la macchina... ma la macchina, come sta messa? Questa sembra bene in realtà. Pure qua mi sembra bene. È ricerca, allora. Bassa velocità, alta velocità. Quindi un telaio. Assolutamente. Diamoci un po' di peso qua perché... cioè... dai. Vai. Ok. Confermiamo. No, però scusa, ingegneri, facciamo... facciamo 5 almeno, dai. Almeno 5. Poi possiamo ricercare... pance laterali. Dobbiamo migliorare questa cosa assolutamente, perché cioè è imbarazzante. Cioè è veramente imbarazzante, ragazzi. E altri 5 ingegneri. E ok. Bene. Devo dire che va tutto bene. Strutture. Fabbrica. Non abbiamo soldi. Mazza, che scatole sta cosa, veramente. Non si hanno veramente soldi. Una roba. Aggiorniamo questa sala di consiglio. Punto accoglienza, aggiorniamo. Centro teologico, aggiorniamo. No, aspetta, di porto. Aggiorniamolo. Aggiorniamo anche il centro visite, ragazzi. E aggiorniamo anche questa cosa qua, dai. Facciamo un po' di cosine, raga, perché ci vuole. Io, ragazzi, a sto punto salvo. Vi ringrazio molto. E... salvo, che qua sovrascrivi. Ok. È stato un episodio, secondo me, molto buono. Molto buono. Rispetto agli ultimi, devo dire che questo è andato bene. Speriamo di ripeterci a Silverstone, perché se vogliamo raggiungere la Aston Martin, bisogna veramente, veramente mettersi lì e fare sul serio. E fare qualcosa di mostruoso, perché... sono in grande forma, a parte Alonso che si schianta, però di base hanno una grande macchina su questo gioco.
Quindi ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!